Vi dicevo, questa sera di cosa ci occuperemo? Questa è la serata dedicata alla gestione della posizione. Prima di partire devo sempre chiedervi di dare un'occhiata a questa slide in cui vi ricordo che stiamo lavorando con dei sistemi, trading system, sistemi che lavorano con strumenti che hanno leva intrinseca, quindi opzioni, futures, vanno approcciati con molta umiltà, ci si può fare male se li si approcci in maniera comunque superficiale. Questa è la seconda delle tre serate di questo ciclo di webinar che stiamo conducendo io e Manuel Venè qua sotto, che vedete nell'iconcina qui sotto. È un ciclo di tre webinar che sono dedicati alla codifica e al backtest di strategie con le opzioni. In particolare opzioni su futures, questo è un po' il tipo di strumento che ci permette di lavorare, di modellare la piattaforma che useremo questa sera, che abbiamo già usato anche nella serata precedente. Per quanti non sono riusciti a vedere la serata precedente, quella del 4 ottobre, vi dico che è disponibile la registrazione, quindi come sarà disponibile, spero anche la registrazione di questa sera, è disponibile, ripeto, questa registrazione se volete rivederla e per allinearvi un po' alle cose che abbiamo visto appunto la volta scorsa. Il tema della serata precedente, vi dicevo che era stato quello della codifica e del backtest di strategie con le opzioni. Se qualcuno ricorderà insomma un po' quello che abbiamo fatto, eravamo arrivati a modellare, a sviluppare alcune strategie, ad esempio questa era la strategia short strangle con opzioni vendute in corrispondenza del delta 0,20. Di queste opzioni, quindi una call venduta sopra i prezzi del sottostante, una call venduta sotto i prezzi del sottostante, scegliendo lo strike in base al delta. Il delta che abbiamo scelto per l'esempio era 0,20 e Manuel l'altra sera ve l'ha scritta un po' davanti a noi, riga per riga, con questo linguaggio di programmazione che prende il nome di Option Language, che è un linguaggio che abbiamo creato noi per poter effettuare dei backtest in maniera automatica, meccanica, partendo da questo software che si chiama Option Explorer, che permette chiaramente anche di fare backtest manuali, andando direttamente a negoziare questi contratti di opzioni sull'option chain e costruendo mano a mano, step by step, questi backtest e vedendo come sarebbe andata. Ma è molto interessante, molto più interessante esplorare bene questa funzionalità che permette di codificare in poche regole una strategia e poi poter lanciare appunto questo backtest su qualcuna delle serie storiche disponibili. Ce ne abbiamo in tutto 34 divise fra weekly e quindi complete, weekly più monthly, oppure solamente serie storiche monthly. Vi dicevo che l'altra sera, la prima serata, ci siamo fermati un po' a esaminare quello che era il risultato di questa strategia short strangle su euro, sulle opzioni sul future euro settimanali. Abbiamo dato una sbirciatina anche a come è andata con, eccolo qua, con il future mini S&P 500, questo che vedete. Sempre con delta 0,20, poi Manuel vi ha fatto vedere anche come variando il delta si riusciva a ottenere un risultato che era un pochino più interessante, un pochino più regolare. Ne abbiamo parlato anche in un webinar di circa un anno fa che avevo registrato per la Online Option Academy e uno dei webinar di presentazione di quel progetto proprio andava a raccontarvi una strategia sul mini S&P 500. Questo, se volete, era un po' da dove siamo partiti, ovvero l'idea di lavorare con dei delta simmetrici, quando invece su un mercato che ha un forte bias rialzista come l'S&P 500 funzionano meglio dei delta asimmetrici. Okay? Quello che vedremo questa sera, quello che vedremo fra poco in compagnia di Manuel, invece, perché di nuovo codificheremo da zero le strategie davanti a voi, andremo ad aggiungere quelle che sono logiche di gestione della posizione e testeremo queste alternative davanti a voi per mostrarvi sulle strategie prese in esame la volta scorsa, in particolare quella su euro-dollaro che avete visto prima, che tipo di efficacia hanno mostrato nel corso del tempo. In realtà noi siamo partiti da una strategia che sono di short strangle, ma sono veramente tante le strategie, anche quelle già pronte, codificate, che avete qua a disposizione. Semplicemente scaricando poi l'Option Explorer, poi ce ne sono alcune anche mie, ma insomma diverse sono già quelle disponibili. Iron Condor, ad esempio, quel Batman che vi ho fatto vedere la volta scorsa, che non era altro che due ratio spread avvicinati per poter lavorare in maniera non direzionale sul mini S&P 500. Faremo altri esempi questa sera di strategia. Qualcuno mi ha scritto: come mai non mostriamo strategie dove andiamo ad acquistare opzioni, ma mostriamo semplicemente strategie dove andiamo a vendere sistematicamente opzioni? La ragione è che acquistare sistematicamente opzioni funziona davvero in contesti molto, molto limitati. Bisogna veramente lavorare col bisturi. Sono pochi sottostanti che hanno una natura, un carattere che si presta bene a poter lavorare acquistando sistematicamente opzioni. Nella terza serata vedremo
come poter prendere un trading system e poterlo lavorare, seguire quindi i segnali di questo sistema andando ad esempio a comprare call o a comprare put. Quindi è un argomento che svilupperemo meglio nella terza sera. Volevo solamente mostrarvi come quello short strangle che vi ho fatto vedere su Euro e su Mini S&P 500 la volta scorsa, che abbiamo richiamato qua a inizio serata. Se noi girassimo quel tipo di strategia trasformandola in un long strangle, quindi andando a comprare sistematicamente opzioni delta 0,20 e facendolo però su una scadenza mensile, perché non ho altro tipo di opzioni a disposizione, bene, facendolo su uno strumento un po' particolare come questo che adesso vado a raccontarvi, beh, permette insomma di ottenere un risultato interessante. Questo che vedete davanti a voi è l'acquisto sistematico di opzioni effettuate su opzioni che hanno scadenza mensile, con delta pari a 0,20 su uno strumento che forse avrete spiricciato qua in alto, che sono i Linox, ok? I maiali, i Linox su questo tipo di contratto paga essere degli acquirenti sistematici di opzioni con questi strike scelti con delta 0,20. Ma non è per incoraggiarvi a comprare opzioni, sono, lo sapete, un venditore di opzioni. Nella terza serata vedremo come poter sfruttare in maniera molto chirurgica dei segnali di un trading system proprio per andare a comprare call e a comprare put. L'argomento di questa sera invece è la gestione della posizione, quindi torneremo a lavorare su questo tipo di strategie in vendita di opzioni per capire come poter controllare e gestire efficacemente il rischio di queste posizioni. Ora, quello che andremo a fare questa sera sarà testare queste cinque alternative di gestione della posizione, partendo da un'alternativa molto semplice, che è quella dell'acquisto di opzioni più out of the money rispetto a quelle che abbiamo venduto. Quindi semplicemente una strategia dove andiamo a comprare un pochino più esterno rispetto a dove abbiamo venduto per predefinire quello che è il rischio. Trasformiamo quello short strangle in un iron condor, per chi di voi è un pochino pratico di strategie in opzioni. Vedremo insieme a Manuel anche codificato un'alternativa, che è quella di andare a programmare degli stop loss monetari, che possono agire ricomprando la singola opzione al verificarsi di una certa perdita quantificata in termini monetari, oppure possono addirittura chiudere un pezzo della strategia. Pensate, non so, all'Iron Condor, il fatto di poter chiudere il lato superiore piuttosto che solamente il lato inferiore di quella strategia a raggiungimento di una certa perdita. E poi anche la possibilità al raggiungimento di un certo loss sull'intera strategia di poter chiudere tutta la posizione. Vedrete con me più tardi anche un esempio di risultato dove andiamo invece a dimensionare gli stop sul premio precedentemente incassato, e poi andremo anche a vedere come poter coprire in maniera un pochino più efficace queste strategie andando a lavorare direttamente con il future sottostante. Quindi andremo a vedere quello che è l'hedging con il future, quello che io chiamo spesso difesa meccanica nei miei corsi, o comunque nei momenti in cui presento questa operatività, è quello che ci offre un, a mio avviso, migliore controllo del rischio più puntuale. Queste sono le cinque varianti che vedremo insieme. Vi anticipo già, insomma, che già da questa sera, ma anche la prossima sera, per premiarvi un po' di esservi collegati in queste serate, abbiamo preparato un ebook dove troverete alcune di queste alternative di gestione della posizione che sono state codificate in maniera un pochino più discorsiva. Questo sarà a vostra disposizione, insomma, al termine di queste serate per premiarvi proprio della serietà con cui ci avete seguito. Ora, non vi dico molto di più, lascio direttamente la parola a Manuel per mostrarvi come poter codificare tutto questo direttamente con Option Explorer. Manuel, direi che puoi prendere tutto lo schermo Sì. condiviso così. Allora ti prendo lo schermo. Eccoci Sì. qua. Dimmi se vedi il loop del mio schermo. Sì, ok, ti vedo. Ok, torniamo nella Torniamo alla schermata di schermata Option di Option Explorer Explorer e andiamo nell'ambiente e andiamo di nell'ambiente. sviluppo. Chiederei un feedback anche da casa. Se ci vedete e ci sentite, dovrebbe essere sparita la webcam, così risparmiamo bande, dovrebbe arrivare un segnale un pochino più chiaro. Dateci un feedback se audio e video sono in questo caso corretti, per piacere, in chat, così vi leggo. Ok, perfetto. Ok, Manuel, direi che puoi procedere. Ok, quindi allora, scorsa volta ci avevamo lasciati con questo codice che, come avevamo detto, era lo short strangle a una settimana, quindi rivediamolo un attimo. Con questa prima istruzione andiamo a verificare effettivamente di essere flat. Dopo la verifica sulla posizione, andavamo a prendere la prima scadenza con almeno 5 giorni di vita disponibili, facevamo un controllo sulle date in modo che il trade non durasse più di una settimana, dopodiché andavamo a codificare il recupero dello strike dalla chain e l'effettiva vendita dello strangle.
Come ha detto Luca prima, la prima forma di gestione della posizione che andremo a implementare sarà quella dell'acquisto di due opzioni esterne allo strangle, andando a costituire quello che è di fatto quindi un Aaron Condor. Ci sono diversi metodi chiaramente per selezionare gli strike, che devono essere più esterni rispetto a quelli... Scusami se ti interrompo, mi chiedevano se era possibile ingrandire un pochettino il carattere, o comunque cercare di... Mi dicono che non è molto visibile. Si riesce a fare questo direttamente? Non credo che sia una funzionalità che abbiamo mai pensato no, di implementare. Al momento no, non riesco a commentarlo. No. È pensato proprio per la codifica, diciamo così, di strategia locale, non per i webinar, però vi chiederei magari di provare voi a ingrandire sullo schermo il più possibile per riuscire a vedere un pochino meglio quello che sta facendo Manu. Sì. Quindi dicevamo che per stabilire la dimensione della zona di buffer tra gli strike interni e quelli esterni ci sono diversi metodi. Cominciamo a identificare il primo, quello forse un po' più semplice, ovvero di dare una dimensione fissa in punti. Quindi per fare questo dovremo anzitutto andare a creare due nuove variabili strike, che chiameremo strike call wing, strike put wing. E come abbiamo detto prima, andiamo a formarli a partire da una dimensione fissa, che in questo caso andiamo a identificare in 50 pip. Queste due variabili dovranno essere dichiarate precedentemente. E dopo aver trovato gli strike price possiamo dunque andare a vendere le nostre opzioni esterne, cioè a comprare le nostre opzioni esterne. Per fare questo facciamo come al solito, anzi copiamo e incolliamo. Facendo attenzione a mettere gli strike corretti delle wing esterne. E lo stesso per la put. La scadenza sarà la stessa delle opzioni interne, ovviamente. Andremo a vendere un contratto e faremo in modo che tutte e quattro le opzioni appartengano allo stesso gruppo. Quindi andiamo effettivamente a lanciare questa strategia e vediamo se fa quello che deve. Andando nel launcher. Switch. Ecco qua, questo qua è la vendita di un Aaron Condor ogni venerdì con scadenza alla prima settimana. Andiamo a vedere se il payoff è come ci aspettavamo. Qui vediamo che ora i gruppi sono composti da 4 opzioni al posto che soltanto 2, come era invece l'altra volta. Premone uno. Ed ecco il nostro Aaron Condor. Dunque, ora abbiamo trasformato una strategia a rischio illimitato in una strategia a rischio limitato, ponendo un cap attraverso le wing esterne. Ora proviamo a fare la stessa cosa, però al posto che selezionare un buffer fisso, come in questo caso i 50 pip, utilizzando ancora una volta il delta e utilizzando un delta più esterno, ovvero più out of the money, che andremo a identificare in un delta 10. Copiamo semplicemente la funzione getStrike, che tanto è esattamente identica, andando a modificarla in delta 10. Lo stesso per la put, ricordiamoci di mettere qui la parola put e delta 10. Questo è un secondo modo di creare un buffer, diciamo, prendendo due opzioni che sono esterne a quelle dello strangle. Compiliamo e avviamo. Ecco qua. Ancora una volta abbiamo i nostri gruppi composti da 4 opzioni. Premone uno. Ed ecco ancora una volta il nostro Aaron Condor. Torniamo all'ambiente di sviluppo. Molto bene, quindi questo è un metodo di imporre un rischio massimo alla nostra strategia. Vediamo ora come farlo attraverso uno stop. Infatti noi siamo spesso abituati a farlo con stop loss nel caso dei futures, nel caso delle azioni. Possiamo farlo anche con le opzioni. Per fare questo bisogna utilizzare la funzione set stop. Ora, ci sono diversi tipi di stop loss e di take profit. Quelli relativi a un'opzione unica, quelli di etichetta e quelli di gruppo. Cominciamo da quelli di opzione unica,
servono, diciamo, a creare uno stop loss che vada a chiudere la posizione quando un'unica, una sola delle opzioni è entrata in perdita di una certa quantità. Quindi per fare questo dobbiamo anzitutto identificare l'opzione che noi vogliamo andare a chiudere in maniera univoca. Per farlo utilizziamo quella cosa che abbiamo chiamato ticket, che è ovvero un identificativo univoco di un trade. Il ticket praticamente è un numero intero che viene restituito da queste funzioni qua, dalle funzioni buy e dalle funzioni sell, che in questo caso andiamo a storare nella variabile bin, ovvero cestino, perché per adesso non ci è interessato, ma dato che ora invece ne faremo utilizzo, dovremo creare una nuova variabile intero, andare a inserire al suo interno il ticket di riferimento e impostare gli stop loss. Quindi cominciamo a creare le variabili, ticket buy e ticket sell. Ticket call, ticket put. Ecco quindi che quando andiamo a vendere la call viene restituito e inserito nella variabile ticket call il ticket di questo trade, e lo stesso con la put. Bene. Andiamo a codificare lo stop loss. Per codificare lo stop loss si usa la funzione setStop. Dunque, setStop. Dovremmo identificare che vogliamo uno stop loss e non un take profit, quindi stop loss. Che vogliamo utilizzare l'opzione singola, che come abbiamo detto prima si fa attraverso il ticket, che è un identificativo unico dell'opzione, quindi utilizziamo la parola chiave ticket. E gli diamo il ticket a cui vogliamo fare riferimento, in questo caso ticket call, per poi specificare l'ammontare dello stop loss, che andiamo a inserire a $200 in questo caso. Abbiamo codificato stop loss, proviamo a lanciarlo e vediamo se funziona come dovrebbe. Qui sulla destra possiamo vedere la label, l'etichetta che è stata assegnata all'uscita. Quando l'uscita è dovuta alla scadenza, leggiamo maturity, quando invece è dovuta allo stop loss, leggiamo trade stop loss. La parola trade fa riferimento al fatto che lo stop loss era collegato a un singolo trade e non alla struttura complessiva. Il ticket di cui parlavamo prima non è altro che quello che voi trovate in questa colonna, che come vedete è un numero diverso per ogni singolo trade, ed è per questo che il sistema è in grado di assegnare uno stop loss a un singolo trade e a farvi riferimento. Ora, chiaramente può venire spontaneo pensare di voler dare invece uno stop loss a una struttura complessiva. Ci sono due modi di farlo questo. Il primo è attraverso l'etichetta, che è, diciamo, il nome dell'ingresso, quello che ora qui vedete come un trattino perché non vi è stata assegnata alcuna etichetta a questi trade, o attraverso il gruppo. Cominciamo dal primo dei due, quindi attraverso l'etichetta, e per farlo anzitutto dovremo assegnare un'etichetta ai nostri trade. Ora, perché abbia più senso, torniamo al caso dell'Iron Condor, così che noi possiamo assegnare un'etichetta alle wing e un'etichetta alle leg interne. Quindi, essendo che queste qua è lo short strangle, andiamo a assegnargli un'etichetta chiamandolo strangle, anzi leg. E andiamo a rieffettuare l'acquisto delle due opzioni come avevamo fatto prima. In questo caso non ci serve più il ticket. E gli assegniamo un'altra etichetta. La sintassi per scrivere lo stop loss è praticamente identica, quindi andiamo a copiare e incollare la riga. Però questa volta, al posto che dire che lo stop loss deve essere assegnato sulla base di un ticket, diremo che dovrà essere assegnato sulla base di una etichetta, che in inglese scrive label, quindi mettiamo la parola label. E gli assegniamo per esempio l'etichetta wing. E
e diamo uno stop loss, per esempio, di $400. Ora, in questo modo, cosa succede? Il sistema quello che fa è ogni barra monitorare tutti i trade che sono aperti in quel momento lì. Prende tutti i trade che hanno la stessa etichetta, in questo caso l'etichetta Wing, e assegna a questo complessivo gruppo uno stop loss di $400. È importante il fatto che si capisca che lo stop loss viene assegnato al gruppo, quindi non è una scorciatoia per assegnare uno stop loss a più trade contemporaneamente, è effettivamente uno stop loss di gruppo. Quindi si prende la somma dei profitti, quando la somma dei profitti va in perdita per, in questo caso, $400, tutti i trade vengono chiusi. Se per esempio lo stop loss assegnato a un gruppo di due trade, come in questo caso, è un trade per esempio in perdita di $500, ma l'altro è in profitto per esempio di 100 e la somma non fa, è superiore a meno 400, non accade nulla. Quindi compiliamo questo, andiamo a lanciarlo. Ecco qui, vediamo per esempio, anzitutto qui possiamo vedere le nostre label che vengono assegnate ai trade. Quindi per esempio nel gruppo 29 avremo i nostri 4 trade, che sono questi qui. Ci saranno le due wing esterne e le due leg interne. Qui vediamo uno stop loss che è entrato in azione. E tutti e due i trade che vengono infatti chiusi. Come vedete, infatti, la chiusura non avviene alla data di scadenza, che è il 15, ma avviene precedentemente, ovvero l'11. Andiamo a vedere l'ultimo tipo di stop loss, che è quello di gruppo. Quindi in questo modo, diciamo, voi viene data la possibilità di identificare dei subgruppi all'interno di un gruppo maggiore, e si fa attraverso le label, come abbiamo appena visto. Ora, avrete capito che il gruppo altro non è che una scatola ancora esteriore, ancora più esterna rispetto alla label. E viene data comunque la possibilità di implementare uno stop loss che faccia riferimento al gruppo. L'idea del gruppo è che racchiuda tutti i trade facenti parte di una struttura. Quindi se voi andate a negoziare una struttura, per esempio un condor, uno strangle o anche qualcosa di più complicato come un Batman, l'idea sarebbe che assegnate le label che volete a ogni trade, ma il gruppo deve racchiuderle tutte quante. Quindi per fare questo la sintassi è identica. Ancora una volta andiamo a copiare e incollare. Utilizzeremo la parola chiave group per dire che lo stop loss deve fare riferimento al gruppo. Ancora una volta non viene assegnato uno stop loss singolo a ogni trade del gruppo. Viene presa in considerazione la somma dei profitti e delle perdite delle singole leg. In questo caso chiaramente non dovremo dare una stringa ma un intero rappresentante del gruppo, gli diremo che sarà semplicemente il gruppo N. E gli diamo per esempio uno stop loss di, facciamo finta, $800. Andiamo a inibire le nostre wing esterne, così che andiamo semplicemente a vendere uno short strangle, a mettere uno stop loss di gruppo di $200 e vediamo cosa accade quando lo lanciamo. Questo è il risultato. Ed eccoci qua. Qui vedete gli esempi di un gruppo chiuso attraverso gruppo stop loss. Questo è un altro gruppo chiuso attraverso gruppo stop loss. Questo è un altro. E ancora una volta vedete che la data di chiusura del trade non corrisponde con la data di scadenza. Infatti è stato chiuso prima. Ok, quindi fino adesso abbiamo visto un metodo abbastanza canonico di imporre un limite alla perdita e di gestire la posizione, ovvero decidere che c'è un massimo tetto alla perdita che ci vogliamo assumere e di chiudere il trade qualora la perdita eccedesse questo massimo. Ci sono metodi diversi però di imporre delle coperture. Un altro metodo è quello che si chiama di copertura meccanica, ovvero andando a comprare, nel caso della call, o vendere, nel caso della put, il future sottostante. Allora, fare questo non è semplice, infatti con l'Option Explorer non lo si può fare direttamente ed è per questo che abbiamo lavorato per integrare l'Option Explorer a TradeStation. Infatti TradeStation offre un'interfaccia, un framework perfetto per lavorare con i sottostanti, quindi ci è sembrato, diciamo,
migliore dal punto di vista della non replicazione è il fatto di creare appunto questa forma di integrazione. Per creare questa strategia, anzitutto andremo a creare uno short strangle scoperto, così che poi effettivamente avremo i singoli trade da cui andare a costruire le coperture. Quindi torniamo nel codice e torniamo a creare la nostra strategia originaria. Togliamo le wing, inibiamo gli stop loss, possiamo togliere anche gli strike price delle wing e riduciamo il volume di codice. Ah, un'altra cosa che volevo accennarvi è che, non so, voi avrete visto che lo stop loss l'ho sempre indicato in forma monetaria, quindi 800 dollari, però chiaramente questo è un numero come un altro, potevate benissimo, cioè si può benissimo esprimerlo in forma di espressione o con una variabile, quindi per esempio una cosa che si fa abbastanza di frequente è indicare uno stop loss in funzione del primo incassato in partenza. Per fare questo, ancora una volta, si utilizza il ticket per andare a identificare il trade di cui vogliamo estrarre il premio incassato e ne indichiamo la percentuale dello stop loss. Quindi andiamo a provare a codificare anche questo tipo di stop loss perché così che sia più chiaro. Ancora una volta, quindi sarà secondo il ticket, indichiamo il ticket a cui vogliamo fare riferimento su quale trade ci interessa a noi e poi andremo a codificare l'espressione che rappresenta la percentuale del premio. Quindi ponendo caso che noi siamo disposti a perdere il 50% del premio incassato, come perdita in dollari ovviamente, indicheremo uno 0,5, ovvero la metà del premio incassato. Come facciamo poi andare a recuperare l'informazione sul premio incassato? Per fare questo utilizziamo le funzioni get trade info. In questo caso la info che interessa a noi è di tipo double, perché è un numero con la virgola, quindi andremo a utilizzare la funzione get trade info double. Ecco in tinta violetta, quindi è corretto. E dovremo anzitutto, ancora una volta, dirgli di quale trade vogliamo noi l'informazione. Ancora una volta, il modo che il programma ha di comunicare univocamente con i trade è attraverso il ticket. Quindi andiamo di nuovo a prendere il ticket della call, glielo diamo alla funzione, e poi gli specifichiamo che ciò che noi abbiamo interesse a recuperare come informazione è l'opening premium. E andiamo quindi a scrivere open premium. Per chi di voi conosce Easy Language sarà pratico con il big point value, questo non fa altro che trasformare una quantità di punti in un valore monetario, infatti la funzione setStop prende valori monetari, andiamo qui a scrivere big point value. Questo stop loss qui non è altro che uno stop loss in cui noi accettiamo una perdita equivalente alla metà del premio che abbiamo incassato su quella singola opzione. Ma come dicevamo prima, torniamo alle coperture meccaniche. Dicevamo dunque questa integrazione con TradeStation per poter implementare le coperture. Volevamo tornare allo strangle classico e direi che ci siamo, ok, questo quindi è uno strangle delta 20, compiliamolo ed eseguiamo il codice. Launch. Ok, eccoci qua. Scuola il risultato del nostro short strangle. E andiamo a vedere nella threadlist cosa intendiamo per copertura meccanica. Prendiamo un esempio di un'opzione chiude in demani. Ecco questa opzione qui, per esempio, chiude in demani, che vuol dire che il sottostante è uscito dal canale dello strangle. In questo caso accumulando una perdita di 3.200 dollari. Quello che noi vorremmo fare in questo caso, trattandosi di una put, è una put, qui si vede molto chiaramente che è uscito dal canale dello strangle, sarebbe settare un ordine di vendita per il sottostante allo stesso livello dello strike. In questo modo a scadenza i delta diventano uguali e contrari e vanno dunque a offsettarsi generando una guadagno equivalente a come a se avesse chiuso internamente. Per fare questo c'è un code abbiamo implementato un code generator che va automaticamente a costruire una strategia in Easy Language
che vada per ogni singolo trade a creare la copertura meccanica. Quello che il cogeneratore fa è scorrere tutta la trade list, prendere tutte le vendite, che in questo caso sono ogni singolo trade, e a creare dall'apertura alla scadenza degli ordini stop di acquisto e vendita. Per farlo andiamo su Tools e cliccheremo su EL Code for Future Hedging, EL sta per Easy Language. Vi si aprirà una finestra in cui potete scegliere alcuni setup, tra cui il nome del foglio TXT su cui viene creata questa strategia, il simbolo tra quelli che vengono tradati nella strategia, in questo caso è tutta su EC, quindi non c'è molta scelta, e inoltre vi viene messa questa opzione qua che è importante. Perché? Perché questa opzione qua vi permette di disegnare gli strike sul foglio di lavoro di TradeStation. Il fatto è che aggiungere le linee richiede un particolare quantitativo di codice in Easy Language, e se vogliamo ridurre la dimensione di questo codice non andremo a disegnarle. In questo caso noi vogliamo disegnarle per avere un'idea più chiara. Quindi andiamo a premere OK e questo è il codice che ci viene generato. È molto lungo, si tratta di un codice molto molto lungo, saranno intorno a 10.000 linee, qualcosa del genere. Quello che noi facciamo comunque non ci interessa, perché si tratta semplicemente di copiare e incollare l'intero TXT. Quindi faremo CTRL A e CTRL C. Ci sposteremo nell'ambiente di sviluppo di Easy Language e andremo a creare una nuova strategia, che chiameremo per esempio copertura euro. E andremo a incollare all'interno della strategia in Easy Language il codice precedentemente copiato, generato dal backtest, dall'Option Explorer. Come vi dicevo, siamo intorno a 11.000 linee, e questo è il corpo del codice. È piuttosto grosso, ma non spaventatevi. Compiliamolo. Chiaramente ci mette un attimino. Ecco fatto, una volta compilato lo andremo a caricare su Euro. Questo qui è Euro e andremo ad applicargli la strategia appena generata. Quindi Insert Strategy, copertura Euro è il nome che abbiamo dato, quindi copertura Euro, eccola qui, e faremo OK. Ora ci mette un attimino a caricarla, quindi nel frattempo andremo a vedere le diverse sezioni del codice. Il codice si distribuisce, diciamo, in tre sezioni. C'è una prima sezione, che è quella che l'utente può andare a modificare a suo piacimento a seconda delle sue esigenze. Ci sono determinati input e c'è la possibilità di inserire determinati filtri. Attraverso questi input qua sono speculari per la parte buy e per la parte sell. Quindi, diciamo, fanno la stessa identica cosa, ma in maniera simmetrica. Il delay non fa altro che allontanare l'ordine stop del sottostante dallo strike price. Quindi, se noi identifichiamo un delay di 0, l'ordine stop verrà piazzato sullo strike price. Il size multiplier ci permette di moltiplicare la size. Quindi, se noi vogliamo coprire doppiamente l'opzione, possiamo mettere un multiplier uguale a 2, questo andrà a raddoppiare i contratti degli ordini stop. Questo ci permette, nel caso noi assegnassimo un multiplier uguale a 0, di dare un numero di contratti a nostra scelta, per esempio, non so, 3, 4 o qualsiasi altra cosa. Allow side ci permette di inibire o di permettere l'esecuzione di uno dei due lati, quindi il lato buy o il lato sell, mentre quest'ultimo input ci permette di scegliere il colore delle linee, degli strike price e degli ordini, nel caso abbiamo utilizzato un delay, relativi a questo lato. Quindi linee color buy saranno semplicemente green, ma già le vedete qua a sinistra, mentre quelle rosse saranno quelle relative al lato sell, che ancora una volta vediamo qua a sinistra. Un'altra parte importante del codice è quella dei filtri. Se voi volete inibire la copertura in determinate situazioni, non dovrete altro che andare a codificare qua dei filtri. Di default sono messi tutti a true, nel senso che non entrano in gioco, quindi semplicemente ogni copertura viene eseguita, ma potete mettere qualsiasi filtro di vostra necessità. Questa parte è tutta la parte che invece non dovrebbe essere, diciamo, toccata, è tutta quella che riguarda i singoli trade. Andando in fondo, invece, troviamo una parte piuttosto importante, che è quella relativa alla effettiva integrazione. Quindi, togliendo il commento da questa sezione qui,
viene generato un TXT che permette di comunicare con l'Explorer. Non dovete preoccuparvi della directory. Infatti questo codice viene generato in modo che la directory sia già correttamente indicata come quella di comunicazione tra TradeStation e l'Option Explorer. Quindi, siccome prima era commentato, andiamo a ricompilarlo. Ecco qui, ok. Sta eseguendo il calcolo della strategia. Una volta che la strategia viene calcolata e il foglio TXT generato, ciò che andrà fatto sarà semplicemente tornare nel performance report dell'Option Explorer e importare l'equity line di questa strategia qua. Quindi quello che accade è che ogni barra praticamente viene estratto il valore dell'equity e scritto in quel TXT lì. Quello che noi andremo a ottenere dunque è un'equity valorizzata in modo giornaliero, quindi giorno dopo giorno, che possiamo dunque andare a comparare con l'equity sempre giornaliera delle opzioni generate dall'Option Explorer. Andiamo a verificare come si è comportata la nostra copertura all'interno di TradeStation. Ricordiamoci che non è altro che una strategia applicata, quindi chiaramente il performance report di TradeStation funziona perfettamente. Questa è la strategia, ma ricordiamoci che non va intesa come una strategia a sé stante, ma da utilizzare in concomitanza con la strategia sulle opzioni. Andiamo dunque a combinarle. Quindi torniamo sull'Option Explorer, prendiamo l'ultimo performance report da noi generato e andiamo a inserirvi la copertura meccanica. Per farlo dovremo andare su Tool e dirgli di importare un'equity generata da TradeStation. Quindi noi clicchiamo qui, troveremo in automatico il TXT che è già stato messo nella cartella corretta e andremo a dirgli di aprirlo. Chiaramente ci troviamo con tre linee, perché sono tre linee, perché avremo la linea del sottostante, quella rossa, che non fa altro che replicare la linea che voi trovate qui, detailed, non è altro che questa linea, e la linea blu, che invece è la linea che precedentemente era nera, ovvero la linea delle opzioni. La linea nera, togliamo un po' di verdi, la linea nera è la somma delle due, ovvero il portafoglio. L'intero performance report si è adattato a questa situazione, quindi se noi andiamo in performance report, vediamo che cambia leggermente. In che modo cambia? Avremo sempre la nostra interfaccia close to close, che ci dà le metriche close to close della strategia solo in opzioni, perché non abbiamo informazioni riguardanti i singoli trade della copertura, però avremo anche queste tre sezioni che riguardano le metriche a livello daily, per l'opzione, per la copertura e per il portafoglio. Avremo ciò che riguarda il drawdown e ciò che riguarda i trade. In questo caso non sono i trade, ma sono i giorni, quindi sarà il numero di giorni di trading, il numero di giorni positivi e il numero di giorni negativi. Sì, Ok, Manuel, mi senti? giunti a questo punto, direi che Sì, ti avevo aperto ripasso il la microfono, parola. infatti volevo riprovare a vedere se riusciamo a riprendere il mio schermo, così, Sì. visto qualche domanda anche adesso qua in chat, Ok, adesso proviamo torno di là, a appena mi hai dare qualche preso lo risposta. schermo. Esatto, vediamo se riusciamo a riprenderlo. Vi chiedo sempre un feedback se la mia voce e il mio schermo vi arrivano in maniera corretta. Mi Ok, sì, siamo sotto schermo, Luca. vedete tutti quanti? Aspetto qualche feedback in chat così vediamo se oltre quell'altro relatore, anche da casa, mi date una conferma se mi vedete. Dovreste vedere davanti a voi di nuovo le slide del mio computer. Questo non è un backtest, però quell'equity che vedete lì ricorda qualche cosa rispetto a quella che vi ha appena fatto vedere Manuel poco fa. Non è un backtest perché questa è un'operatività che sto tracciando dal 2011, la mandiamo nei segnali operativi, l'abbiamo cominciata a insegnare in un corso che si chiama Opzioni più Futures, che è questo qui che ormai ha compie 6 anni, e questa è l'equity line verde prodotta trade by trade in questi 6 anni da questa operatività, dove il calcolo dei livelli su cui andiamo a vendere opzioni, andiamo a difenderle con la stessa tecnica che vi ha spiegato Manuel, ma il calcolo dei livelli viene fatto sulla base non del delta ma della volatilità storica, quindi è semplicemente un altro tipo di calcolo per poter lavorare sempre su euro-dollaro. Il risultato però vedete che è molto interessante. È interessante non solo per euro, il vantaggio di andare a usare un protocollo differente di lavoro ci permette di estendere senza alterare i parametri anche su altri strumenti quel tipo di operatività, quindi avete visto come funziona su euro,
Avete visto, eccolo qua, come funziona su australiano, vi faccio vedere come funziona su Nasdaq, che questa invece è una versione evoluta che abbiamo scolpito un pochino più di recente, negli ultimi 2 anni, su Euro, abbiamo chiamato Euro Evo, ed è un anno che live sta funzionando bene, insomma diciamo una versione un pochino più regolare di quello che è il protocollo invece che usiamo in quella giornata, in quel corso, che è l'euro tradizionale, insomma, che poi si estende anche agli altri strumenti. Ora, una domanda che qualcuno mi aveva fatto prima, ma che fine ha fatto il mini S&P 500 di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa e di cui non stiamo parlando questa sera, anche qua in questa equity line che vi ho fatto vedere, non è presente fra questi il mini S&P 500. Ora, andiamo a capire il perché non è presente il mini S&P 500, ok? Andiamo a prendere proprio, questo era l'euro che vi ha fatto vedere Manuel con lo short strangle con Delta 0,20, questo invece guardate l'equity line, se qualcuno se lo ricorda, che vi abbiamo mostrato la prima serata con la strategia dove vendevamo opzioni sempre a Delta 0,20 sul mini S&P 500. Ora io qua adesso non sto a fare di nuovi passaggi che vi ha mostrato Manuel per andare in TradeStation a tirare fuori quello che è l'equity line della difesa meccanica sul future, ce l'ho già qui pronta, vado semplicemente a importarla, ok? Quindi andiamo a prendere l'ES con la difesa meccanica, eccolo qua. Vedete quello che è il risultato questa volta? Di nuovo, l'equity nera è il risultato cumulato, l'equity blu è l'equity della sola vendita nulla di opzioni, senza alcun tipo di controllo del rischio, senza stop, senza nulla, e invece in rosso vedete l'equity line prodotta dalla difesa meccanica, da hedging fatto col future, sulla base delle regole che vi ha fatto vedere Manuel prima. Vedete come sia sempre una difesa questa fatta col future in loss? Alla fine questo zavorra pesantemente il risultato finale. Purtroppo non tutti gli strumenti si prestano bene a montare strutture come gli short strangle e poi a difendervi con il contratto future. Alcuni mercati si prestano molto bene a farlo, altri mercati assolutamente no. Il mini S&P 500 è uno di questi mercati su cui non funziona granché bene la difesa meccanica, però sul mini S&P 500 funzionano bene altre maniere di controllo del rischio, di difesa, diciamo, di queste opzioni vendute. Ve ne faccio vedere una che in realtà è poi quella che andrete poi a leggere meglio dentro all'ebook. Questo che cos'è? Questa è la strategia sul mini S&P 500 dove abbiamo venduto dei delta che non sono più simmetrici, abbiamo applicato uno stop loss. Non c'è la difesa meccanica col future, c'è semplicemente l'impiego di uno stop loss, questa volta calcolato sul premio. Vi faccio vedere il codice anche perché sono regole che troverete poi descritte in dettaglio all'interno dell'ebook. Queste qua sono le regole di gestione della posizione. Ho semplicemente calcolato, fissato uno stop sull'intera struttura quando il premio incassato complessivamente sullo short strangle diventasse circa 3 volte quello che è il premio appunto originario incassato. Quindi nell'ipotesi di incassare sul mini S&P 500 10 punti, qualora mai il premio finale fosse arrivato a 30 punti, avrei dovuto stoppare, chiudere la mia strategia incassando un loss pari ai 20 punti, cioè 30 che è il premio a cui è arrivato, meno i 10 originali, quindi 20 punti di loss. Questo è lo stop, c'è anche un riacquisto, in questo caso potremmo chiamarlo target se preferite, però è un riacquisto di queste due gambe, di queste due opzioni, quando i premi fossero mai scesi a un 10% del loro valore. E il risultato che vedete è questo qua, quindi decisamente molto più regolare, molto interessante come equity line. Questa è una delle equity prodotte, spiegate comunque bene all'interno di quell'ebook di cui vi raccontavo prima, che premierà un po' la vostra dedizione a partecipare a queste 3 serate. Insomma. Vi faccio vedere un'ultima cosa, perché non sempre le alternative sono la difesa meccanica con il future, come vi ha spiegato Manuel, oppure l'applicazione di stop loss. Ci possono essere alternative un pochino più interessanti da poter implementare. Guardate, io vado adesso a importare qua su questa equity line della vendita nuda di opzioni sul mini S&P 500, vado a importare una strategia sul mini S&P 500 di tipo breakout che produce questo risultato. Questa che vedete in blu è sempre l'equity della vendita a nudo di opzioni sul mini S&P 500. Questa volta l'equity line prodotta da questa strategia breakout non possiamo più chiamare di difesa di queste opzioni, ma è una strategia breakout che dovrebbe già mandarci in guadagno quando si presenta qualche situazione che va a minacciare un po' questa vendita nudo che facciamo di opzioni sullo strangle. Quindi non è esattamente una difesa meccanica, è un trading system un pochino più intelligente che lavora sempre in copertura in difesa di queste opzioni, ma in maniera un pochino più furba. Vedete come invece in questo caso si ottenga un risultato decisamente più interessante rispetto
alla semplice vendita nudo con anche un controllo del rischio ben più efficace. Questo è solamente un esempio di come si possono sfruttare le potenzialità di Option Explorer anche per andare a ricercare delle diverse maniere alternative di difendere, ad esempio, opzioni che vengono vendute a nudo come in questo caso. Torneremo, per quanti di voi magari non vogliono sporcarsi poi le mani col codice, ma vogliono direttamente arrivare a dei risultati, torneremo su queste cose direttamente in questa giornata, quella del 26 di novembre. Questo è un corso nuovo, questa sarà una prima edizione, e in questa giornata vedremo un po' un secondo livello, diciamo, della giornata opzioni più futures che vi ho fatto vedere prima, che facciamo ormai da 6 anni. Questo è un secondo livello che era lì un po' che aspettava di essere presentato. Si tratta di combinare opzioni con trading system sul future sottostante. L'abbiamo chiamato Short Strangle Advanced. Il focus sarà anche in questo caso sulla vendita nodo di opzioni, però difese con dei trading system, quindi con dei sistemi un pochino più evoluti rispetto alla classica difesa meccanica. Vi presenterò 4 strategie dove combiniamo appunto opzioni e trading system. Maggiori dettagli li troverete comunque poi sul sito, magari già insomma nelle prossime settimane. Va bene, questo era un po' per arrivare un pochino a completare un po' la serata con alcune considerazioni anche sul Mini SP500, che era stato un pochino un po' l'assente di questa sera. Io vi ricordo ancora una volta quello che era la promozione che vi abbiamo presentato nella sera precedente, che è tuttora valida anche questa sera, resterà valida fino alla 3ª serata, dove andremo ad esplorare ulteriori funzionalità del nostro Option Explorer, di questa piattaforma, dove andremo questa volta invece a prendere direttamente un trading system che lavora su qualche future che andremo a codificare insieme riga per riga su TradeStation in Easy Language, e andremo a modificare questo codice Easy Language per andare a chiedere a TradeStation di comprare direttamente opzioni o di vendere opzioni o di costruire un credit spread o la strategia che volete voi in concomitanza del segnale di acquisto o di vendita generato da questo trading system. Questo ci permetterà di poter recuperare anche efficacia nell'acquisto di opzioni, quindi per andare a creare quelle strategie dove serve una certa abilità, deve essere un certo chirurgo nel fare un timing corretto per appunto andare a acquistare opzioni e riuscire a portare a casa un guadagno, insomma, da questo tipo di operatività. Tutto questo è possibile grazie appunto a questo Option Explorer, che prevede un po' tutte queste funzionalità. Questa è la promozione che abbiamo fatto vedere la volta scorsa, con uno sconto davvero importante, quasi un 50% rispetto ai prezzi che trovate sul sito. Uno sconto che riserviamo ai partecipanti ai nostri corsi, in questo caso anche a voi che state seguendo queste serate webinar. C'è la possibilità di scegliere che tipo di pacchetto acquistare, quindi c'è sempre chiaramente inclusa la licenza lifetime di Option Explorer, quindi tipo tutti gli aggiornamenti. Forse qualcuno ha intravisto, vedevo prima in chat, ha intravisto una versione, diciamo così, dell'editor di Manuel un pochino più carina rispetto a quella che ho io. Io chiaramente ho ancora la vecchia versione, Manuel sta finendo di ultimare una nuova versione dell'editor che prevede proprio anche direttamente l'accesso alle strategie qua sulla destra, e soprattutto un debugger, quindi un, come lo chiama lui, un errorario, quindi la possibilità di avere gli suggerimenti se c'è qualche cosa che state sbagliando nel codice, nella codifica, e di guidarvi appunto alla soluzione di questi problemi. Quindi sarà una futura release che conterrà appunto queste novità insieme ad altre cose a cui stiamo lavorando. Tutto questo è già incluso, è una licenza lifetime, tutte le future release sono già incluse. Quello che alla fine pagate realmente sono le serie storiche che acquistate, quindi nel caso di 5 serie storiche Monty, questo pacchetto appunto che viene fuori con questo prezzo, si può scegliere in alternativa 2 serie storiche sia Monty che Weekly, quindi quelle più complete, oppure in alternativa una Weekly con 2 Monty. Insomma, voi la scelte vedendo un po' i mercati che ci sono a disposizione. Questa, ricordo, è una promozione che rimane attiva fino all'ultima serata, che sarà il 19 di ottobre, per chiudere un po' questo ciclo di tre webinar dedicati alla codifica e al backtest di strategie in opzioni. Se volete provarlo, vi ricordo sempre l'email a bl@qtlab.ch per poterlo provare, testare un po' in queste giornate. Non vi racconto molto di più, vi ho già anticipato quello che sarà un po' il tema della 3ª serata, abbiamo un pochino sforato di qualche minuto questa sera a causa di qualche noia tecnica a inizio serata, ma direi, insomma, se volete io resto ancora qua, anche Manuel, penso qualche minuto, direi per rispondere a qualche domanda, per se avete dubbi o richieste di chiarimento. Ho visto qualche domanda che avete anche postato qua direttamente in chat, adesso magari andiamo a riprenderla velocemente. Vedevo qualcuno che chiedeva se è disponibile anche per multichart questo sistema di copertura di difesa meccanica. Allora, non abbiamo ancora implementato per multichart queste cose, direi che non ci siano particolari problemi nella trasposizione della codifica da Easy Language a Power Language per multichart. Magari verifichiamo insieme a Manuel questa possibilità, ma insomma credo che sia
un tipo di estensione che sia assolutamente ragionevole pensare di usare anche per multi, cioè non solamente per PlayStation. Qui mi chiedevate una cosa un po' particolare, Andrea mi chiedeva se esistono piattaforme per inviare alert di gruppo nel caso la perdita massima arrivi a certi livelli. Sì, puoi usare ThinkOrSwim per farti spedire degli alert, programmandoli proprio anche in funzione di cosa sta capitando su alcune delle gambe di queste strategie, insomma. Sì, Maurizio invece chiede se a difesa con sottostante prevede uno stop loss, che è una cosa che effettivamente non ho specificato. Ti riprendo lo schermo un attimo, Luca, così lo mostro. Ok, mi vedete? Allora, torniamo in TradeStation. Effettivamente, prima mi sono dimenticato di accennarlo. Troviamo subito un esempio. Ecco, allora qui per esempio vediamo che entra in copertura la strategia e ritraccia immediatamente dopo. Quello che accade qui è entra uno stop loss, come vedete. Lo stop loss viene inserito nella strategia dal code generator ed è il primissimo input che ho skippato prima, che trovate qui, money stop. Quindi con 1000 dollari di stop, quando entra in copertura, al rientro chiude quando appunto aprite 1000 dollari. Potete gestirlo attraverso quell'input lì. Ti ripasso la parola, Luca. Sì, perché tu possa tenere anche lo schermo condiviso, Manuel, non è un problema, è solamente Ottimo. per. Non trovavo altre domande qua in chat particolari, a meno che non ci siano, ripeto, altre cose da chiedere, altri chiarimenti, siamo, ripeto, qua a disposizione. Anche questa sera ti avevo chiesto, insomma, di concentrare un po' sul finale, eventuali domande. Sto leggendo un po' qua nel centro di controllo, se appunto mi scrivete, se c'è qualche domanda particolare. Se non ci sono domande particolari, io direi, Manuel, potremmo salutare e ringraziare tutti, insomma, fatti vedere anche tu, insomma, Certo. così diamo, diciamo così, un saluto finale a tutti. Scusate ancora per i problemi tecnici, grazie per aver resistito, per essere rientrati stoici nella stanza, nonostante vi buttasse costantemente fuori Webinar Jam. E vi dicevo, grazie ancora per la partecipazione. Mi raccomando, il 19 sarà la terza serata, vi conquisterete il faticoso ebook che vi ho promesso con la strategia su Mini SP 500 con le diverse alternative di gestione della posizione già raccontate e codificate un po' più in dettaglio, e quella serata sarà davvero molto interessante perché andremo a unire il potenziale dei due mondi, il mondo di TradeStation con il mondo dell'Option Explorer per codificare un trading system in TradeStation da poter poi tradare comprando o con altre strategie, insomma, però diciamo in generale comprando opzioni direttamente qui con l'Option Explorer e vedendo come cambia l'equity line lavorando con il future piuttosto che lavorando con le opzioni. Tutti i mercati a disposizione li trovate sul sito di QTLab nella sezione di Option Lab. Ancora grazie a tutti per la serata e appuntamento al 19 di ottobre. A Arrivederci a presto. tutti, grazie mille.